160.000 euro per le pari opportunità. A tanto ammonta il finanziamento regionale che si è aggiudicata la città metropolitana di Firenze dal bando Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere. Il progetto della città metropolitana prevede due azioni, uno per la redazione del bilancio di genere dei comuni aderenti in collaborazione con l'Università di Firenze. La seconda per un programma di formazione e sensibilizzazione da realizzare nelle scuole in collaborazione con Centro Lilith e Artemisia. Un bando che metteva a disposizione 800.000 euro legato alla legge 16 del 2009 sulla parità di genere, e la città metropolitana è riuscita ad ottenere un finanziamento di 160.000 euro. Noi avevamo indicato quattro tipi di azione realizzabili con queste risorse. Città metropolitana di Firenze ha scelto di realizzare il bilancio di genere in collaborazione con l'Università, con l'Ateneo Fiorentino, e questo è un altro elemento importante perché noi abbiamo bisogno anche di avere una fotografia di come in maniera diversa le scelte politiche poi vadano ad impattare sul benessere, sulle condizioni poi delle cittadine e dei cittadini di quel territorio. Prima parte del progetto, dunque, la redazione del bilancio di genere metropolitano, una tipologia di documento sempre più diffuso. Ma a cosa servono precisamente questi strumenti di analisi? Avendo informazioni saranno in grado anche di stabilire appunto quelle azioni in grado poi di ottenere questo bilancio di genere e soprattutto questa parità di genere, che è assolutamente necessaria anche ai fini del paese stesso. La seconda azione del progetto metropolitano, finanziato dalla Regione, riguarda il mondo scolastico, che sarà interessato da percorsi formativi ad hoc, specifici per la scuola primaria e per il mondo adolescenziale. Il nostro progetto mira a lavorare nelle scuole primarie di primo grado, quindi andremo tra Firenze e tutte le zone della cintura metropolitana a lavorare con i bambini e le bambine, quindi parliamo dei bambini e le bambine delle quarte e delle quinte, a cui andremo a erogare dei corsi che educano all'affettività, educano alle pari opportunità, educano al rispetto, educano anche a scardinare tutti quegli stereotipi che ingabbiano i vari generi. Il Centro Lilith andrà a intervenire su istituti di scuola secondaria di secondo grado, in particolare saremo nei comuni di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, andando a proporre dei percorsi di sensibilizzazione sul tema degli stereotipi di genere che generano quelle asimmetrie che vediamo nelle relazioni sociali e in particolare nelle relazioni affettive.